prima stavo registrando da 2 minuti e non mi ero accorta. Comunque ho detto, ciao, registriamo qualcosa. Mentre io ho messo la videocamera qua, sentite, ci sono i trapani, ci sono... c'è il mondo! Ma perché sono così sfigate? Soprattutto se sì, ho cambiato postazione, sapete perché? Ho mente di fare un esperimento, ovvero, se avete notato, io quando sono sul letto a fare i video, sì, non mi vedo bene. E sto pure provando una lampada che mi ha regalato Andre, che ha 3 modalità di luminosità, guardate. Così è spenta. Vedo tutto azzurro perché la mia camera è azzurra. Uno, due, tre. No, oddio, cosa stavo dicendo? Ah, no, ecco, mi sono ricordata. Voglio fare un esperimento. Perché? Perché ho notato che sul letto, quando sono sul letto a fare i video, io mi muovo continuamente a fare così. Poi mi taglio la testa e non mi vedo. E per cui adesso mi sono messa sulla sedia. Tra l'altro, sembro vestita tipo decentemente con una felpa bianca. Invece, sì, sono di mia sorella. Cosa non capisci perché non mi ascolta quando parlo? Niente, ciao amici. Lo so, sono fissata da tanto tempo con questa storia di amici. E mi piace. Da oggi voi siete i miei amici. Con la K, io sono la vostra amica. Con la K. Ho deciso di portare oggi il mio disagio anni fa. Dico disagio perché anni fa, cioè diciamo dell'adolescenza, no? L'adolescenza, io mi ricordo i tempi d'oro, no? Perché ora sono entrata nella fase, ormai non dico adulta, ma è anziana, perché con i problemi fisici che ho, ho mal di schiena anche quando sono sdraiata mentre dormo, ormai sono nell'età adulta barra anziana. Bene, io ora vi mostrerò il disagio di anni fa. Che foto facevo? Che foto mi facevo? Che io ancora oggi mi vergogno avere su Facebook e non so perché io ancora ora ce l'abbia su Facebook, però a volte mi viene il sorriso perché le scorro, magari devo cercare una foto che mi serve di anni fa, ma col cavallo tipo, e niente, scorro le mie foto di Facebook che sono tipo 3000 e io non mi metto lì a eliminare 3000 foto, e a volte le guardo e dico, boh, ma che problemi avevo? Iniziamo subito, perché subito, nel senso ci metterò tanto a scorrere le mie foto di Facebook e trovare le più divertenti e schifose. Io cosa facevo nella vita per condividere, cioè mettere su Facebook 3000 foto? Cioè, la mia prima foto di Facebook, vabbè, innanzitutto sono 2 cigni neri, senza descrizione, con 2 mi piace nel 2011, per cui 7 anni fa, sì, 7 anni fa. Partiamo con... wow, che figa qua! Però non me la faccio vedere. No, perché questa è anche una foto normale. Ok, la prima foto che vi faccio vedere è questa qua, con ben 3 mi piace. Poi metterò lo screen qua. 16 agosto 2011. Ciuffo che mi copro l'occhio. Perché mi dovevo coprire l'occhio? E mi sentivo anche figa fare queste foto qui. Vabbè, non voglio commentare. Maglia di Abercrombie, selfie con... sarà stato l'iPhone 2, per cui... adesso ci riprovo a farlo. Cacchio, come si fa? Eccomi, così. Così, e niente, io mi sentivo figa così. Evidentemente, ora come ora, mi sentirei solo una mongoloide con dei problemi. Però non importa, andiamo avanti con altre foto imbarazzanti. Ah, io che mi faccio le foto ai piedi con gli zoccoli del mio cavallo. Tra l'altro, che scarpe orribili avevo. Ma mamma, come mi vestivi? Però zitti, perché mia mamma è giù, non voglio farmi sentire. Mamma, erano bellissime le scarpe che mi compravi. Ma poi le sceglievo io, per cui che gusti di cacca avevo, non lo so. Ma probabilmente le ho eliminate, perché è impossibile che io abbia così poche foto imbarazzanti. Vediamo anche perché c'è solo il mio cavallo. Guarda, tutti i cavalli. Niente, poi mi divertivo a pubblicare foto in cui mi facevo male. Per esempio questa qui. Vi spiego. Qua ero andata a fare una gara di cross. Praticamente è una categoria, ciao. Una disciplina è in cui una gara fai sia dressage che salto, che i salti nel bosco. Cosa faccio? Una volta ho saltato un salto nel bosco, un tronco. E dato che questo bosco aveva tanti alberi, dopo il salto il mio cavallo, avevo il pony, è andato tipo a sinistra. E io, mentre lei è andata a sinistra, ero a destra, per cui ho visto praticamente un albero schiacciarmi la faccia e combinarmi l'occhio in questo modo. Solo che qua non si vede, avevo metà faccia nera. Guardate anche le occhiaie che ho. E poi non sto facendo niente nella vita, nel senso, io mi metto a dormire,
dormo 9 ore, mi sveglio alle 9, vado a montare, torno a casa e faccio questi video disagiati. Vediamo altre foto. Ho solo foto di cani e di cavalli, del mio cane che quasi mi morde. Io che mi faccio selfie con le mie tette enormi. E ne andavo pure fiera di questa foto, mi ricordo. Fa niente, a parte che le tette sono rimaste così anche adesso. Però non giudicatemi, ho qualcos'altro di grande. Il cervello. Non pensate male. Ah, ma raga, voi spiegatemi perché io pubblicavo queste foto. Non sono io, ve lo giuro, non sono io. Però mi divertivo, ridevo un sacco. No, non mi è arrivato niente. Andiamo avanti sperando che mia mamma non mi interrompa ancora. Perché ho detto ancora? Sto iniziando ad avere dei seri problemi. È impossibile comunque che siano già finite. Però potrei andare a controllare sui miei vecchi Instagram, sempre che io non li abbia eliminati. Ah no, prima mi si è bloccato. E ho anche spento e riacceso il telefono e continua a non sbloccarsi. Per cui Instagram. Ok, no, è andato. Vediamo un po', andiamo sui miei vecchi profili. Ma adesso ci sono le FB e quindi non le trovo più. Questo profilo che ha 4 foto in cui ho pubblicato un mio 8 meno in matematica. Ero proprio fiera del mio 8 meno in matematica. Sì, andavo male in matematica. Però i primi 3 anni delle superiori andavo stra bene, prendevo sempre 8, infatti avevo 8 di media. Sono una calcolatrice umana. Oh no, cosa ho combinato? Questo profilo, avevo 14 anni. Avevo una foto col mio fidanzato, però non ve la metto. Quando avevo una relazione. Aspettate, perché il mio telefono si deve ripigliare e deve caricare. Non chiedetemi perché, ma la prima foto del mio primo profilo Instagram era questa. Nel senso, che problemi avevo? Poi l'ho detto anche... Mamma, non mi va la stampante! E mi fa perdere il filo del discorso. Io cosa stavo dicendo? Ah, che l'avevo detto in un video vecchio, sarà uscito pochi giorni fa, è che alle medie io andavo male. Infatti questa foto l'ho pubblicata il 22 febbraio 2013, appunto quando davano le pagelle. Avevo, adesso avete anche la conferma, italiano 6, inglese 7, seconda lingua straniera era francese. E avevo, 7, storia 6, geografia 6, matematica 5, scienze 5, tecnologia 5, non me lo ricordavo. Musica 6, musica era suonare il flauto, per cui cioè quanto ero ritardata anche a suonare il flauto. Ma io una cosa nella vita la saprò fare, no, mi sa di no. Arte immagine 7, ma io ero strabrava a disegnare. Scienze motorie 5, educazione fisica io avevo 5. Poi, però c'era anche la teoria, ecco perché tipo come si faceva il bagger, un palleggio. Io quelle cose mica le studiavo. Cosa me ne frega nella vita di pallavolo? Senza offese ai pallavolisti, cioè ovviamente voi avete qualcosa che non vi piace. A me pallavolo non mi piace perché probabilmente ho avuto un brutto ricordo, non lo so. A scuola ero proprio scarsa a pallavolo, non mi sceglieva mai nessuno in squadra. Sì. Comportamento 7. Sul profilo vecchio pubblicavo, probabilmente non so se lo ricordate, ma pubblicavo Pino il pinguino. Quello penso della pubblicità della Vodafone, adesso però non vi canto la canzoncina. Era già troppo disagio pubblicare le foto su Instagram di Pino il pinguino. Io probabilmente mi divertivo a pubblicare le foto dei miei voti. Matematica 4, 8, 5, 7, 7, 3, 3, 4. Ah, io che facevo la simpatica, guardate che simpatica che ero. Io che dormo sul libro di francese. Che bell'insegnamento, raga, non prendete da me, voi dovete studiare. No, io studio, cioè io studiavo alle superiori. Ve lo giuro, ve lo posso assicurare, vi posso mettere tutte le foto delle pagelle che avevo una media dell'8. Ero super brava. E niente, poi io alle medie mi sono fissata con gli One Direction. One Direction, che cacchio si chiamano? E pubblicavo le foto con le faccine innamorate di lui. Un bel bagai. E ci facevo pure li disegnavo. Probabilmente quando non studiavo facevo i disegni degli One Direction. Madonna, ma quanto ero simpatica qua. Praticamente io abitavo a Bellusco, a casa della mia nonnina. No, e avevo il cesso. E davanti il mobiletto con la carta igienica in fondo. Quando mancava la carta igienica, io di fianco avevo un... Come si chiama? È quello per prendere
li ometti negli armadi in alto, vabbè, quello lì, quella roba lunghissima, ecco, io la prendevo perché avevo lo stendino sopra il cesso, casa di mia nonna è strana, vabbè, prendevo quello e facevo la simpatica a prendere la carta igienica con quello ed ero così soddisfatta da dover fare una foto e pubblicarla sul mio Instagram. Ve l'ho detto all'inizio del video che ero veramente disagiata. Foto di One Direction, ancora lui, e qua ancora, io non so, verifica in bianco. E lo condividevo, ma proprio fiera. Mi vergognerei. Prendetemi pure in giro perché è quello che mi merito. Quando sarete grandi vedrete le foto. Ma che foto mi fate? Perché a tutti ci passano, tutti. Io che pubblico le stesse foto 18 volte e altre foto. No, qui stavo già crescendo e non ci sono più foto imbarazzanti. A parte che mi facevo le foto con i pali. Vabbè, non ve la metto perché ci sono anche i miei amici. Magari non vogliono che le metta su YouTube. Intanto mia mamma guarda gli altri miei video, vabbè, fa niente. Poi mi facevo le foto in costume con le scarpe in camera, cioè mi devo buttare giù dal balcone in piscina giù. Vabbè. E poi iniziano i miei video a scuola. Molti di voi non sanno che io alle superiori, oltre a studiare, perché no, però adesso seriamente io alle superiori studiamo anche tanto. In classe io facevo solo video su Instagram. Probabilmente la mia storia è iniziata così, che qua ridevo anche per... Rido un sacco perché io lancio una penna addosso alla mia compagna di classe. Era proprio una cosa divertente. Rido ancora. Ok, basta. E vediamo. Ma penso basta. Questi erano i miei video. Pensavo di trovarne molti. Non stavo cadendo. Potrei fare un discorso intelligente. Però io discorsi intelligenti non ne faccio molti. Per cui non lo farò. No, però... Volevo ringraziarvi. Ringraziare le persone che ancora tuttora mi seguono, che non mi seguono solamente per far vedere a mia sorella, che seguono sua sorella. Volevo ringraziarvi veramente per tutto il supporto che mi state dando, perché veramente io quando leggo questi, cioè, commenti che mi fanno piacere, sto bene, nel senso, mi spronano nel fare ancora meglio, anche se come vedete io non sono ancora capace di sia editare sia di parlare bene davanti a una videocamera, anche perché io già nella vita reale non so parlare perché mi impappino con tutte le parole, ma è una cosa che ho sempre avuto, non saper parlare. E niente, anche quei piccoli commenti corti, sia sotto le foto di Instagram sia nei direct, perché io li leggo, non commento, non rispondo a tutti, però mi sto grattando perché le leggings mi fanno grattare. Io non lo rispondo a tutti, però li leggo, e anche sotto, soprattutto i video di YouTube, mi fate stare bene, mi piacciono. Grazie, quindi. E soprattutto ringrazio i miei amici che si divertono a scrivere. Ma tu sei questa brutta sorella, perché non ti si cagherebbe nessuno? Ringrazio anche quelli, perché evidentemente, cioè, è anche vero, però comunque vorrei dire, ho comunque questo canale YouTube in cui mi aiuta mia sorella, come vedete, come avete visto nel primo video mi ha aiutato molto lei. Però se una persona già a vedere il mio primo video non gli piace come parlo, non gli piace proprio la persona, non gli piace la mia persona, non mi piace il modo in cui faccio i video, cosa fa? Togli, iscriviti, non è più iscritto al mio canale. Però ci sono comunque persone che sono rimaste, che continuano a vedere i miei video, per cui io sono molto 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 happy. Questo ho detto anche una parola in inglese, sono molto soddisfatta soddisfatta di questo. Io volevo farvi sentire soprattutto mia mamma che urla sotto al telefono nonostante io gli abbia scritto di abbassare gentilmente la voce che sto registrando, ma evidentemente il mio messaggio è passato proprio letto e ignorato. Friend zone della mamma. Fatemi sapere qui sotto nei commenti i video che vi piacerebbe che io facessi di me, nel senso, se volete sapere qualcosa in più, se volete magari cose che ami, cose che odi, un sacco di idee, però vorrei che mi diciate quello che preferite che porto sul canale. E alla fine di questo video ho notato che stare sulla sedia è molto più utile, perché mi muovo meno. L'unica cosa che non è utile è che sono storta come una cosa sorta e non fa bene per la mia schiena, per cui dovrò valutare la cosa. E niente, amici miei, ci vediamo nel prossimo video. Ricordatevi di commentare qua sotto e di mettermi il like, anche se molti di voi metterete il dislike, ma non importa, me lo metterò anch'io. E niente, ci sentiamo e ci vediamo nel prossimo video. Un bacio, due baci.
Tre baci. Ciao, disagio.